L'obiettivo dei nidi d'infanzia dell'IS è quello di aiutare a conciliare vita e lavoro delle famiglie con figli nei primi anni di vita. A Lugano ci sono una quindicina di nidi d'infanzia, quattro di questi sono di proprietà della città e sono gestiti dall'ente autonomo LIS. Garantiscono l'accoglienza di 121 bambini dai 3 mesi ai 4 anni. Nel 2022 sono stati accolti circa 220 bambini. Oggi le richieste delle famiglie sono in forte aumento e LIS ha dunque chiesto al municipio la disponibilità per realizzare un nuovo nido d'infanzia con spazi per 26 bambini in uno dei suoi terreni. La città ha identificato la superficie attigua al capannone di Pregassona, quale luogo ideale per questo progetto. La zona è infatti densamente abitata e servita da mezzi pubblici e si trova inoltre in prossimità di altre tre strutture residenziali per anziani, garantendo quindi di usufruire di servizi già esistenti, quali la cucina, la manutenzione. Il quartiere di Pregassona è il secondo più popoloso di Lugano e il sedime scelto si trova inoltre vicino a Molino Nuovo e Viganello, lungo l'asse di collegamento tra Lugano Nord e il centro ed è in prossimità delle fermate del trasporto pubblico. In quest'area, o poco distante, si trovano inoltre altre scuole elementari e scuole dell'infanzia. Il nuovo edificio sorgerà accanto al capannone di Pregassona, che continuerà ad ospitare piccoli e medi eventi la sera e nei fine settimana, e si svilupperà su un unico piano. Nella parte nord troverà spazio la zona di riposo e in quella sud la zona di attività e gioco. Il nido sarà inoltre dotato di un giardino esterno. Il messaggio che richiede l'approvazione di questo progetto è stato licenziato oggi dall'esecutivo all'attenzione del Consiglio Comunale. Il legislativo dovrà approvare la convenzione per la costituzione di un diritto di superficie tra la città e l'ente autonomo Lugano Istituti Sociali. LIS si assumerà i costi per la progettazione e la realizzazione dello stabile, stimati a 1.600.000, mentre la città contribuirà con 48.000 franchi all'anno per la sua gestione. L'autorità cantonale dovrà poi approvare il progetto, che potrà così essere realizzato nel corso del 2024. Garantire delle strutture e dei servizi di qualità per accompagnare i primi anni di vita dei nostri cittadini più piccoli, favorendo le famiglie, è una delle priorità che vede lavorare la città e l'IS fianco a fianco.